contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti, ci troviamo presso l'associazione Voghera E perché sabato 9 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19 presso la Sala Pagano di Piazza Cesare Battisti a Voghera si terrà l'inaugurazione della mostra illustrata e guidata di aneddoti e curiosità dagli anni 40 agli anni 80 del Novecento intitolata Voghera e Soan, un titolo in dialetto e quindi è veramente 100% Voghera. Di che cosa si tratta? Intanto devo dire che con questa mostra, dopo la pausa estiva, l'associazione Voghera E riprende la sua attività a pieno ritmo. Informiamo quindi chi ci sta guardando che Voghera E ha ripreso con un calendario ricchissimo di eventi e ve ne parleremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane qui su Occhio Pavese. Infatti la mostra è patrocinata dal Comune di Voghera. Noi ringraziamo l'assessorato alla cultura, la biblioteca, per questo patrocinio e sarà appunto in Sala Pagano, che è il centro, diciamo, più importante per Voghera per ciò che riguarda le mostre. Quindi Voghera e i Soan sarà un excursus di 40 anni della vita vogherese dal 1940 al 1980 e quindi gli anni tragici della guerra, la ricostruzione, i mitici anni 60, l'evoluzione dei costumi negli anni 70-80. Saranno immagini scanalizzate da fotografie reali e cartoline d'epoca. Ci sarà una guida d'eccezione, oggi non posso ancora dire chi sarà, però una persona estremamente qualificata che potrà accogliere i visitatori, raccontare loro il significato delle immagini e gli stessi visitatori potranno interagire con la guida, avere così risposta alle loro curiosità, esprimere i loro sentimenti, le emozioni che le immagini potranno suscitare, i ricordi che le immagini potranno suscitare. Questo è un elemento molto importante, un elemento di qualità della mostra. Questa possibilità del pubblico di immergersi in quegli anni e di rivivere certi momenti salienti, belli o anche a volte tragici della vita della città. Ci siamo avvalsi dell'archivio fotografico del gruppo fondato da Michele Lauria, che ha come titolo Chi faceva le vasche in Via Emilia. Le mitiche vasche in Via Emilia. Quindi c'è un ampio archivio e quindi verranno estratte una cinquantina di immagini sottotitolate, insomma ben allestite da Silvia Coppola, che è molto brava negli allestimenti, molto precisa, molto creativa. E quindi direi che è un momento importante per rivedere la nostra città e rivivere certi ricordi ed emozioni. La mostra durerà tutta la settimana, si concluderà domenica 17. Poi ci sarà anche probabilmente una fascia pomeridiana che è il momento, insomma, non so, vedremo, metteremo, daremo poi degli orari precisi, potrebbe essere dalle 17 alle 19, in modo che, insomma, finito il lavoro, le persone possono così approfittare per vedere la mostra. Ovviamente vi rimandiamo alla pagina Facebook di Voghera per tutti gli aggiornamenti, quindi per chi vuole rivivere la storia di Voghera e magari per i ragazzi, per chi vuole scoprirla per la prima volta, ricordiamo che l'inaugurazione di Voghera e Soan si terrà sabato 9 settembre dalle ore 17.30 presso la Sala Pagano di Piazza Cesare Battisti. Grazie mille. Grazie a voi. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività.
Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.